Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Buonasera, ben ritrovati, seconda puntata della quarta stagione di Sottorete che quest'anno, come avevamo già anticipato lunedì scorso, va in onda appunto ad inizio settimana e non nel fine settimana come negli anni precedenti. Seconda puntata rigorosamente in diretta sugli schermi di S1 TV canale 89 e anche in diretta streaming sui portali soveratiamo.com, vollesoverato.com, vollesoverato.it e soverato1tv.net, ben su quattro siti. Buonasera all'ospite di stasera e benvenuto a Sottorete per la prima volta a coach Stefano Saia. Buonasera a tutti, buonasera. E noi, come di consueto, prima di iniziare a dialogare con coach Saia, ricordiamo i contatti per chi volesse interagire con noi in diretta telefonando allo 0967 52 16 75 oppure inviando sms al 366 23 45 070 e poi l'instancabile Sasai Apello, che il nostro regista insieme ad Antonio Mauro se n'è inventata un'altra, perché stasera si potrà anche interagire con la novità di WhatsApp al 342 18 36 73 623, quindi un altro servizio a disposizione dei telespettatori ed internauti, così come li chiamiamo noi, per poter interagire con noi in diretta e per porgere magari domande o curiosità al coach del Volley Soverato Stefano Saia. Ringraziamo come sempre la Mezza Volley Channel, canale 810, il dottor Eugenio Mercuri per questa partnership che si è creata quest'anno su questo canale tematico di volley, un'iniziativa molto interessante per dare ancora spazio a questo bellissimo sport. Siamo quindi in diretta con Stefano Saia, commentiamo ahimè un'altra sconfitta, la seconda consecutiva in questo avvio di stagione, netto 3-0 subito a Chieri contro il Fenera Chieri nella giornata di ieri, e quindi iniziamo subito con Stefano Saia. Più che una domanda, la mia vuole essere non tanto una provocazione quanto una considerazione. Abbiamo visto noi in diretta streaming, grazie a Piero Ritano e a vollesoverato.it, ieri la partita, ecco, vediamo un po' le immagini di Chieri, abbiamo potuto vedere streaming logicamente su una telecamera fissa, quindi abbiamo potuto vedere da lontano più o meno ciò che succedeva. L'impressione, questa è un'impressione mia personale e non scendo ancora negli aspetti tecnici, giustamente, l'impressione mia è che almeno nella prestazione di ieri la squadra sia apparsa una squadra priva di un'anima, cioè che ha combattuto poco, che magari non aveva quella grinta, quella determinazione per cercare la palla, per cercare il punto, per cercare il risultato. Questa è la sensazione che si è avuta dall'esterno e credo che come me l'abbiano avuta diverse persone. Senza andare sull'aspetto tecnico, la prima impressione, dico io, quella che ci ha suscitato la squadra ieri è stata questa, di una squadra troppo arrendevole. Sì, sicuramente siamo stati troppo poco aggressivi, abbiamo subito troppo il gioco degli avversari. Siamo scesi in campo probabilmente con un atteggiamento troppo remissivo e questo ci è costato caro, ci è costato il secondo passo falso in questo avvio di campionato. Quindi sicuramente la percezione che si è avuta dall'esterno l'abbiamo avuta anche noi in panchina. Ecco, perché iniziare con un 25-14 obiettivamente sembra più un problema di testa forse che di tecnica e di tattica, perché probabilmente la squadra ancora doveva scendere in campo. Iniziando col 25-14 vuol dire che ancora non era con la testa sul campo. Sì, probabilmente l'approccio alla partita non è stato quello che ci aspettavamo, e comunque sia non siamo poi riusciti a ingranare neanche nel secondo set, cosa che invece c'era riuscita nella partita precedente contro Legnano. Si è sommato probabilmente a qualche problema tecnico che dobbiamo sicuramente approfondire in palestra, ci è mancato quell'agonismo e quella determinazione che comunque ci deve mettere in grado di lottare con ogni avversario su qualunque palla, e questo noi non l'abbiamo ancora dimostrato.
E intanto iniziano a scorrere anche le prime foto dei nostri telespettatori su WhatsApp, alcune anche molto simpatiche. Diamo intanto una rinfrescatina di memoria, vediamo che cosa è successo ieri nella seconda giornata del Samsung Gear Volley Cup. Ieri si è disputata la seconda giornata, risultati, se la regia è pronta andiamo subito con risultati, classifica e prossimo turno come di consueto. Ecco, vediamo la schermata. Fenerachieri, Volley Soverato 3-0, Golem Palmi, Mai Cicero Pesaro 0-3, Omia Cisterna 0, Filottrano 3, Delta Informatica Trentino 3, Volalto Caserta 2, Entu Olbia 2, Settimo Torinese 3, Marignano 3, Millennium Brescia 2, Sub Grima Legnano 3, LPM Mondovì 0. La classifica dopo due giornate vede in testa Pesaro e Filottrano insieme a Legnano a punteggio pieno quota 6, in Delta Informatica Trentino 5 con Settimo Torinese, 4 punti per Millennium Brescia, 3 per Fenerachieri e Volalto Caserta, 2 per Marignano ed Olbia, e a 0 punti troviamo ancora Soverato, Palmi, Mondovì e Cisterna. Prossimo turno, terza giornata, domenica 30 ottobre, si gioca sempre alle 17, se la regia è pronta vediamo anche la terza giornata, Soverato che torna a giocare al Palascoppa, affronterà il Caserta, lo giustifichiamo Antonio Mauro e a tal proposito gli facciamo gli auguri, è un po' lento oggi, è meno reattivo del solito, ma dobbiamo fare gli auguri a nome di tutta la redazione di sportiva di S1, allo staff di Sottorete, quindi ha raggiunto un importante obiettivo in settimana scorsa, auguri per la laurea al dottore Antonio Mauro, adesso lo dobbiamo chiamare così, ahimè, e quindi possiamo andare col prossimo turno, adesso vediamo se diventerà un po' più reattivo dopo. Volley Soverato, Volalto Caserta, Mai Cicero Pesaro, Fenerachieri, Filottrano, Palmi, Trentino, Marignano, Mondovì, Olbia, Millennium Brescia contro Cisterna, chiude Settimo Torinese che ospiterà Legnano. Questa è la terza giornata, qui, anche qui ci sono già degli scontri interessanti e quindi prima di tornare alla partita di ieri, visto che ci troviamo col prossimo turno, diciamo già che affrontiamo una partita difficile contro un Caserta che ieri ha colto un punto importante contro una squadra molto molto ostica, direi, coach. Assolutamente sì, e non è il primo risultato. La prima giornata hanno disputato un tie break contro Olbia, un secondo tie break perso ieri contro Trento. Di sicuro Caserta è una squadra che è partita con il piede giusto. Noi questa settimana daremo tutto quello che abbiamo per cercare di invertire la rotta e iniziare questo campionato che ci vede già con due occasioni perse per puntare in alto. Ecco, tornando proprio su queste due occasioni perse, è innegabile che tutti si aspettassero qualcosa di più da queste prime due giornate, affrontando Legnano in casa e Chieri fuori. Forse nessuno si aspettava che questo Volley Soverato fosse a zero punti dopo due giornate contro queste squadre, ma questo è anche il bello e tra virgolette il brutto della pallavolo. Nulla è scontato, un Soverato che forse ha deluso le aspettative, soprattutto direi nella partita di ieri, perché con Legnano è vero che non si sono raccolti punti, però quantomeno nei tre set persi, 23-25, si era lottato sino alla fine. Nella partita di ieri invece qualcosa non è andato, non solo a livello tecnico e tattico, ma anche a livello di testa. Una domanda che potrebbe sembrare scontata: come si può uscire da questa situazione, visto che c'è stato anche forse un'involuzione dal punto di vista del gioco rispetto alla prima partita? Ma io credo che il gioco si sia involuto perché eravamo in difficoltà, siamo stati in difficoltà nel arginare l'attacco di Chieri. In realtà abbiamo anche avuto diverse occasioni di contrattacco, ma non siamo riusciti a finalizzarle perché dopo aver perso il primo set in questo modo abbastanza, anzi assolutamente netto, ci siamo disunite e siamo diventate molto fallose in attacco, soprattutto nella fase di muro difesa, e nonostante abbiamo contrastato in difesa i loro attacchi, difficilmente riuscivamo a mettere poi la palla per terra noi e quindi guadagnarci quei break che ci tenevano in partita, che ci hanno tenuto in partita contro Legnano. Qui non siamo riusciti, a Chieri non siamo riusciti a guadagnarceli. Ecco, se la memoria non mi inganna, tranne in un momento in cui eravamo in parità,
ieri siamo stati sempre nel punteggio, parlo, siamo stati sempre a rincorrere gli avversari sin dall'inizio della gara. Sì. Questo è anche un segnale? È un segnale di poca serenità, questo sicuramente. Abbiamo sempre inseguito, sempre giocato con l'acqua un po' alla gola, con la sensazione di dover sempre fare qualcosa di più, di dover fare qualcosa di meglio, e lì abbiamo perso probabilmente un po' il bandolo della matassa. Non siamo stati, appunto, dicevo, così lucidi da capire che Chieri faceva la sua partita con assoluto rispetto, ma non era una squadra inattaccabile. Hanno fatto la differenza il numero degli errori, loro ne hanno fatti decisamente meno di noi, noi siamo invece incappati in un numero di errori che ci ha impedito di rimanere in partita e quindi di poter mettere la testa avanti contro di loro. Ecco, ne approfitto, tra virgolette, coach, visto che c'è lei in trasmissione, l'impressione sempre che si è avuto dal di fuori è anche quella che magari forse qualche giocatrice sotto il profilo psicofisico atletico ancora non stia benissimo. Beh, magari ha qualche problema, magari anche il risultato della preparazione, qualcuno è più imballato di qualche altro, almeno questa è l'impressione che si ha dal fuori, meno reattività rispetto alle altre. Beh, questo è assolutamente certo, perché la rosa del Volley Soverato è una rosa di tutto rispetto. Queste non sono le giocatrici e questi non sono i valori che queste giocatrici possono mettere in campo. Ci sta tutto, ci sta l'essere un po' imballati durante la fine della preparazione e ci sta che però sono io il primo ad assicurare tutti quanti che questo non è Soverato, non è il vero valore di questa squadra. Dobbiamo ancora dimostrare al pubblico che ci segue al palazzetto qual è il nostro valore e quindi lo sprone di questa settimana sarà proprio questo, riuscire a dare una svolta, a fare quel passo e a sbloccarci per poter dimostrare quello che valiamo in realtà. E invece, tornando al discorso della partita di domenica prossima, è vero anche che questa squadra, direi io, le aspettative sicuramente erano altre e gli obiettivi sono tuttora altri, perché l'ho confermato anche il presidente Matozzo la settimana scorsa, ospite qui nella prima puntata. E, parlando invece dei numeri di questa seconda giornata, dei famosi scout, visto che così chiamiamo in casa anche il buon Simone Franceschi, analizzando un po' anche gli scout, ci sono, è vero che gli scout di ieri in generale, logicamente dopo una partita del genere, non possono che essere negativi, ma c'è qualche dato sinceramente che la preoccupa un po' di più rispetto a qualche altro, in qualche fondamentale o in qualche settore particolare? Torno a ripetermi, sono i dati, se vogliamo parlare di dati, quelli che sono stati più negativi sono quelli dell'attacco dopo difesa, quello che noi chiamiamo il contrattacco. Nella nostra fase di battuta riuscire a difendere l'attacco degli avversari e quindi poi a riattaccare, contrattaccare e guadagnare un break. Quel dato è stato decisamente deficitario e il nostro attacco in quella situazione è stato murato spesso e abbiamo fatto molti errori, troppi errori, che ci hanno impedito di creare quei gradini che potessero permetterci di stare in partita sempre con Chieri. Mentre per quanto riguarda la fase di ricezione attacco e quindi la nostra ricezione sulla loro battuta, devo dire che un elemento spicca su tutti, il nostro libero ha fatto comunque un'ottima partita in questo fondamentale. E questo forse è l'unico dato positivo, leggendo i numeri rispetto agli altri è inevitabile il confronto, le percentuali, si vede la differenza. Un'altra cosa che volevo chiedere, vedendo anche la partita di ieri, domenica si affronta Caserta, che è una squadra che voi già avete affrontato in precampionato. Sì. È vero che
i risultati del precampionato valgono solo per allenarsi e stop. Ma che invece è fatto di questa squadra, quella di Nino Gagliardi, che vanta anche delle individualità importanti, vedi Perkan che è una giocatrice esperta e anche, è ancora molto efficace, lo abbiamo visto anche ieri, 29 punti, quindi non è sicuramente l'ultima arrivata. Assolutamente, io non scopro adesso Caserta. Come caratteristiche di squadra è dall'inizio dell'anno che dico che Caserta è sicuramente una delle squadre più attrezzate, ha Perkan che è un giocatore di assoluto rilievo per la categoria, ha integrato nella rosa Strobbe che è un centrale che l'anno scorso ha vinto il campionato, ha preso uno schiacciatore come Pascucci che arriva dalla 1, quindi è una squadra che ha una rosa molto competitiva e molto di un alto valore tecnico, quindi noi ci aspettiamo una gara complicata contro una squadra che ha un livello di gioco in questo momento molto alto. Questo però non deve assolutamente darci nessun tipo di alibi, dobbiamo giocare con loro a viso aperto. Perkan ha fatto, è vero, 29 punti, però ha fatto 20 punti in attacco su 70 palloni attaccati. Quindi è un giocatore sicuramente di ottimo livello, che però è un giocatore terrestre, ecco. Quindi non giochiamo contro una squadra di alieni, giochiamo a pallavolo e noi dobbiamo rimanere consapevoli del nostro valore prima di parlare del valore dell'avversario e quindi scendere in campo a viso aperto contro tutti. Tornando sempre alla partita di ieri, anche ieri come nella precedente gara con Legnano ha praticamente attinto a tutto il roster, praticamente anche ieri ha cercato di mischiare le carte, di ruotare nel tentativo di invertire un po' la rotta, ma questo non è successo ieri. Forse invece domenica scorsa, sotto questo punto di vista, quelle che sono entrate dopo qualcosina erano riuscite a dare. In questa occasione invece l'andazzo della gara è rimasto lo stesso. Sì, è rimasto più o meno lo stesso. In realtà abbiamo avuto un piccolo sussulto nel secondo set quando abbiamo praticamente sostituito 4 giocatori su 6. Abbiamo accorciato le distanze, siamo arrivati quasi al pareggio e poi abbiamo subito noi un break che ci ha riportato purtroppo ad una distanza che non ci ha permesso di rincorrere il Chieri. Devo dire che per quello che mi riguarda io ho una squadra di 12 giocatori, quindi nel momento in cui c'è la necessità io sono assolutamente contento di poter attingere dalla panchina, come hai detto tu, perché ho dei giocatori che sono in grado di dare qualcosa in più al momento del bisogno. Questa volta non siamo riusciti a svoltare il risultato, ma io sono assolutamente convinto che questo campionato è un campionato che noi dobbiamo giocare in 12. Può questa squadra, alla luce anche delle aspettative della vigilia di questo campionato, magari sentire un po' troppo questa pressione di dover comunque disputare un campionato da protagonista, come ha ripetuto anche il presidente la settimana scorsa, e quindi questo può sortire, tra virgolette, l'effetto contrario, questa una sorta di ansia da risultato, da ansia da prestazione che potrebbe un po' condizionare il rendimento di queste ragazze? Può starci tutto, ci può stare sicuramente il fatto che le aspettative siano alte, ma è vero anche che le aspettative sono alte perché la squadra ha un valore, è stata costruita con dei giocatori che sono dei giocatori di valore, quindi le aspettative del presidente sono del tutto legittime e quindi credo che la pressione che c'è sia giusto che ci sia. E noi dobbiamo essere bravi a trasformarla in un valore aggiunto e non in un impedimento che ci frena quando entriamo in campo. Quindi noi dobbiamo convivere con questa pressione, dobbiamo imparare che siamo in Serie A e quindi è giusto che ci sia questo tipo di situazione. Intanto scorrono gli sms dei tifosi, iniziano a scrivere i tifosi che ascoltano qui la trasmissione. Noi dobbiamo effettuare il break pubblicitario, se la regia è pronta poi torniamo in studio in diretta con il coach Stefano Saia, quindi se la regia mi fa un cenno andiamo in pubblicità e torniamo fra pochissimo.
Struttura accogliente, professionale e innovativa. È il centro medico polispecialistico Med Center. Autorizzato dalla Regione Calabria, offre servizi di medicina dello sport, cardiologia, fisiochinesi terapia, riabilitazione, ecografia, ortopedia, fisiatria. Il personale medico è specializzato per ogni settore e gli strumenti diagnostici sono il top della tecnologia. Al Med Center il paziente ha tutte le attenzioni possibili. Centro medico polispecialistico Med Center. A Satriano Marina, uscita Soverato Sud, via del Progresso 4. Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 19, allo 0967 53 03 37. Med Center. Esperienza e tecnologia al servizio della salute. www.medcentersalute.it. E dopo la pubblicità torniamo in studio, salutiamo sempre il Med Center e il dottor Domenico Mammone, medico sociale del Volle Soverato. Quest'anno una nuova avventura per lui al fianco delle ragazze del Volle Soverato, quindi salutiamo anche lui. Torniamo a parlare di pallavolo, parliamo con Stefano Saia, spezziamo un attimo il discorso Soverato e conosciamo un po' meglio anche coach Stefano Saia, parliamo un po' anche dei trascorsi della sua carriera, visto che arriva da una squadra prestigiosa dove c'era anche Simone Franceschi, un incarico da vice allenatore in una squadra che ha lottato per il campionato nazionale di A1, ha giocato la Champions League. Sì, io ho fatto gli ultimi 3 anni a Piacenza da assistente allenatore, il primo anno abbiamo fatto il triplete, abbiamo vinto il campionato Coppa Italia e Supercoppa, nel secondo anno la Supercoppa e nel terzo anno purtroppo siamo arrivati sia in Coppa Italia che in finale. Campionato, in finale, l'abbiamo vista insieme la Final Four di Coppa Italia. Io è un'esperienza che mi ha dato tantissimo e che sono molto contento di aver vissuto, mi ha reso l'allenatore che sono in questo momento, potermi confrontare con l'altissimo livello, con grandissimi allenatori, con grandissimi atleti, è un'esperienza che ti forma tantissimo e quindi è sicuramente la gavetta che sogna qualsiasi allenatore, insomma. Com'è nata questa passione per la pallavolo per coach Stefano Saia? Ma io penso di aver giocato a pallavolo fin da quando ero piccolino. Mio papà fa tuttora allenatore di pallavolo in un settore giovanile a casa, a Senigallia, e io ho cominciato a giocare a pallavolo con lui, sono sempre rimasto in palestra, ho sempre giocato a livelli regionali a pallavolo e poi quando ho cominciato a giocare in Serie C a 16 anni, 17 anni, mi hanno chiesto di cominciare a allenare i ragazzini e da lì piano piano mi è nata la passione per poter stare sulla panchina e non in mezzo al campo e piano piano siamo arrivati qua. Ecco, a proposito di panchina, è il primo anno in A2 da primo allenatore. Sì. Ci sono ovviamente delle differenze rispetto a quando uno occupa la poltrona di vice allenatore. Quali innanzitutto sono queste differenze? Sicuramente la responsabilità è maggiore, quindi quella salta agli occhi di tutti. Quella è sicuramente la cosa decisiva che rende il ruolo del primo allenatore completamente diverso rispetto a quello degli assistenti. La responsabilità della squadra è tua, le decisioni sono le tue, poi c'è il confronto, c'è sicuramente l'aiuto di tutto lo staff che ringrazio, perché comunque siamo uno staff decisamente di peso, come avete detto, insieme a Simone Franceschi e ad Antonio Stella, però la responsabilità ovviamente è del sottoscritto, è del primo allenatore, per cui la responsabilità di queste sconfitte in questo momento me la sento addosso in gran parte io. Ed è il mio compito spronare le ragazze in modo tale che questo gioco finalmente decolli, che questa squadra finalmente decolli. Questa è la differenza che io ho vissuto in maniera più eclatante passando dall'assistente allenatore al ruolo di primo allenatore, che avevo già ricoperto in categorie come la B1
ma ovviamente la 2 è una categoria diversa, si tratta già, anche se non lo siamo in maniera formale, ma in pratica siamo professionisti, quindi questa è sicuramente un'esperienza nuova e che vivo con tantissimo entusiasmo e forse il tanto entusiasmo è quello che mi fa ancora più essere Rammaricato. rammaricato per queste due sconfitte che sinceramente non ci aspettavamo né io né le ragazze e immagino tutto il pubblico e che quindi ancora con più forza mi sento di dire che dobbiamo recuperare il tempo perso. Bilancio di questi primi 2 mesi assoverato, logicamente considerando tutto, perché non è che parliamo solo delle due sconfitte di oggi, dico in generale di questa nuova esperienza che lei sta affrontando, il bilancio di questi primi 2 mesi, perché ormai sono 2 mesi che è qui. Perché Allora, c'è dal. comunque ne avrà sentito parlare da Simone, poi una cosa è sentirne parlare, una cosa è viverci, sicuramente è diversa. Sì, anche se devo dire che io mi sono sentito quasi a casa, insomma, in una società che ti è molto vicina per qualsiasi cosa, per qualsiasi necessità, dentro e fuori dal campo. Sembra banale, ma in realtà stare. Anche per noi stare lontano dalla famiglia tanto tempo risulta faticoso a volte. In una situazione come assoverato invece ci si sente accolti, ci si sente quasi come in famiglia. Questa è una sensazione molto bella. Il calore della gente è assolutamente palpabile. Lo stesso calore che si legge in questi messaggi che arrivano dagli ascoltatori, Sì, ci sono dai messaggi di telespettatori. incoraggiamento misti a messaggi, qualche critica sulle sembriamo la difesa, qualcuno dice sembriamo la difesa dell'Inter, ma Ci sta. In questo momento, come dicevo, la fase muro difesa è quella sicuramente che dobbiamo mettere sotto la lente di ingrandimento, perché dobbiamo assolutamente recuperare il gap. Poi c'era un saluto al segretario, diceva il messaggio, vincete anche per lui perché stamattina era depresso, quindi io lo saluto pure Luciano, sono testimone che stamattina era depresso, perché questo è indice del fatto che questa squadra la sentono un po' tutti, No, ho insomma. letto anche un altro messaggio che dice che sono depresso. Non sono depresso, sono deluso del risultato perché credo che sia importante per questa città, per questi tifosi, per il presidente che ci mette un entusiasmo incredibile, rappresentare al meglio questa realtà. E quando non riusciamo a farlo, mi sento un po', come dire, non mi sento a posto. E quindi il mio rammarico è proprio quello. Diciamo che probabilmente non è solo il fatto di perdere, ma di come si perde spesso, perché è quello che magari può incoraggiare in alcuni momenti o scoraggiare in altri. Ecco, la partita di ieri è una partita dove si è perso male, Sì, obiettivamente, obiettivamente. rispetto all'altra dove magari nessuno se lo aspettava in casa, però perdere 3-1 con quei parziali, giocandosela fino alla fine, punto a punto. Dico io è una cosa, parlando in generale e non sotto gli aspetti tecnici. Perdere in quel modo, invece, come la partita di ieri, fa riflettere perché è una partita veramente dove si è perso male. È un campanello d'allarme, è un campanello d'allarme che ci dice che dobbiamo cambiare qualcosa. Dobbiamo cambiare probabilmente l'atteggiamento con cui entriamo in campo, l'atteggiamento, la voglia di lottare, di sudare ogni punto. Probabilmente abbiamo pensato che fosse troppo facile. E nella pallavolo, per fortuna o purtroppo, nessuno ti regala niente. E quindi è il caso di rimettersi subito in corsa, di rimboccarsi le maniche e a testa bassa cominciare a lavorare, pensando di sudarsi ogni punto, di Quello lottare per ogni che punto. forse dicevamo all'inizio, una squadra che abbia un'anima, che abbia della grinta, spirito di sacrificio, che lotti su ogni pallone. Esatto, questa è la sensazione di quello che ci è mancato a Chieri. Per trovare un'anima, secondo me, è ancora presto. Dopo 2 partite, guardando anche le altre squadre, ancora nessuno è al top come gruppo. Quello che invece dobbiamo assolutamente mettere in campo è la determinazione,
per cercare di diventare un gruppo, per cercare di acquisire quegli automatismi che poi ci fanno fare il definitivo salto di qualità. Probabilmente qualche pallone di troppo caduto abbastanza vicino, dove magari non si è tentato di arrivarci sulla palla, quello forse è il maggior campanello di allarme, e neanche il tentativo di provarci a raggiungere la palla a volte può essere un campanello d'allarme. Assolutamente, e quando succede questo deve farci riflettere, ma più che i palloni che cadono, quello che mi ha dato più da pensare domenica contro Chieri è stato l'attacco che si è infranto spesso contro il muro oppure addirittura fuori dal campo. L'errore ci sta, perché non è possibile pensare di attaccare sempre, di fare sempre punto, però la richiesta che noi in allenamento continuiamo a fare è quella di utilizzare varie soluzioni d'attacco, e andare a tirare forte contro il muro probabilmente è indice del fatto che non siamo lucidi e che non siamo così agonisti ancora a questo punto per poter prenderci i rischi che sono necessari in queste fasi. Diciamo che c'è stata forse, tra virgolette, troppa continuità di errori in attacco, nel senso che se tra vogliamo quelli parlare andati a muro e soprattutto quelli andati fuori. Sì, tra quelli andati fuori e tra quelli andati a muro siamo arrivati a 11 errori in un set, per cui mezzo set quasi. Regalato a una squadra che non aveva bisogno di 11 regali. Quindi questo è, tornando al discorso tecnico, uno degli aspetti tecnici, forse l'aspetto tecnico che in questo momento dobbiamo assolutamente rinforzare. Parliamo un po' ad ampio raggio di questo campionato. Prime due giornate, vedendo i risultati di queste prime due giornate, che idea si è fatto Stefano Saia di questa stagione? Avevamo detto più volte, non solo lei nelle interviste prima dell'inizio della stagione, ma un po' il pensiero di tutti, che questo poteva essere un campionato avvincente, allo stesso tempo equilibrato e verso l'alto però. Che idea dopo due giornate è sempre questa? Ma confermo che Pesaro, Filottrano e Trento sono le tre squadre che in questo momento che confermano quelle che erano le indicazioni del precampionato, come le tre squadre con la rosa più attrezzata. Legnano ha disputato due ottime partite, una contro di noi, e l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, e si candida ad essere la rivelazione di questo inizio campionato. Caserta è una squadra che per adesso ha mosso sempre la classifica giocando contro Olbia e giocando contro Trento, e quindi confermando di essere una squadra in forma. Olbia ha disputato anche lei 2-3-2, e quindi una squadra che lotta. Io credo che in questo momento ci sia ancora da mettere a punto qualche cosa per tante squadre, noi per primi, e quindi credo che i veri valori verranno fuori tra qualche giornata. Di sicuro un'ottima partenza per Legnano e una partenza ottima, ma direi abbastanza prevedibile, per Filottrano e Pesaro. Oggi era palpabile la delusione per strada, tanti tifosi che magari ci fermavano, ci chiedevano, chi aveva visto la partita in diretta streaming, cosa si sente di dire a questo pubblico che ha un amore forse viscerale per questa squadra, ma allo stesso tempo la troppa passione a volte può essere un boomerang. Perché? Perché il pubblico di Soverato è molto caldo, ma ora è diventato anche abbastanza esigente, perché è il settimo anno consecutivo in Serie A2, quindi pian piano ha maturato questa esigenza, giustamente, e quindi domenica sarà una partita importante anche in questa chiave. Io chiedo al pubblico che ci stia vicino, che ci stia vicino come nella partita scorsa contro Legnano, che stia vicino alla squadra, che stia vicino al presidente, che ci mette così tanta passione, entusiasmo e risorse per permettere al Volley Soverato di essere in A2 a disputare il campionato per il settimo anno consecutivo. Abbiamo bisogno anche di loro, abbiamo bisogno sicuramente che ci siano vicini e siano con noi nel momento in cui ci sbloccheremo finalmente e cominceremo a giocare il nostro campionato. Ricordo più bello della sua carriera sin qui da allenatore, magari nelle esperienze di A1? Ma devo dire che in ricordo sportivo, l'emozione
più grande è stata, se vogliamo, il campionato vinto a Piacenza 3 anni fa, e perché ero assistente allenatore, ma da assistente allenatore non in panchina. È stata un'emozione fortissima anche la vittoria della Champions League con Fabio Pedretti a Zurigo. È stata veramente una delle più grandi emozioni, anche se, e poi questa mia vita sportiva mi regala sempre delle emozioni nuove. La sentire l'inno nazionale durante la finale di Coppa Italia, piuttosto che quando con la nazionale senti l'inno italiano magari in Argentina o in un paese straniero e sei lì a difendere i colori dell'Italia, queste sono emozioni che mi fanno dire che ho scelto di seguire la passione giusta, insomma. Giocatrice che in queste prime due giornate di campionato, logicamente parlando di tutto il campionato di A2 e non solo della sua squadra, l'ha impressionata di più in positivo, cioè nel senso che magari l'ha sorpresa nelle prestazioni e nel rendimento sin da subito, magari si aspettava qualcosa di diverso? Ma io devo essere sincero, non ho guardato tutte le squadre. Però vedendo anche studiato un po' i risultati, le statistiche. Ma sì, ci sono giocatori come Perkan che sono dei capisaldi ormai, dei giocatori. Il famoso usato sicuro, come si usa a dire. Sì, io non so se usato, sono giocatori che in questo momento esperte che però che spostano l'equilibrio della partita. Io devo essere sincero, nelle due partite che abbiamo giocato devo assolutamente fare i complimenti alla giocatrice di Legnano, alla Coneo, che è una giocatrice che soprattutto nel terzo set ha dimostrato di avere doti tecniche e fisiche veramente importanti. E ancora mi sembra abbia 20 anni, sì, se non è una giocatrice molto giovane, dotata di grande elevazione, grandissima elevazione, buona tecnica in quasi tutti i fondamentali, un discreto bug di ricezione, ottima a muro, per cui un giocatore che mi ha sorpreso molto positivamente. E direi grandi margini di miglioramento a questo punto, perché avendo 20 anni, insomma, assolutamente, diciamo sì, che promette bene. Sì. Ecco, possono queste squadre che vantano tante giovani nel loro roster diventare un po' le mine vaganti di questo campionato, visto che come Legnano ci sono anche altre squadre che magari associano due o tre elementi di esperienza e poi hanno questo gruppo di giovani che possono diventare, diciamo così, le squadre come delle schegge impazzite? Beh, noi abbiamo già subito questa cosa in due situazioni. Legnano, Chieri è una squadra che ha tre giocatori molto esperti, che sono Serena, Vingaretti il palleggiatore e Coleva l'opposto, che sono giocatori esperti che hanno tutti più di 30 anni, ma il resto è composto da ragazze molto giovani, quindi anche loro sono una squadra che può crescere durante il campionato. Settimo Torinese ha dimostrato contro Palmi la prima giornata di essere una squadra che può sorprendere, nonostante sia composta da giocatrici giovani. Olbia stessa è una squadra che ha fatto 2-3-2 e l'abbiamo incontrata in quel torneo che abbiamo fatto nel precampionato, e mi ha dato l'impressione di essere una squadra che può fare molto bene, perché è composta da giocatrici giovani che possono crescere durante la stagione. E poi tra le neopromosse c'è anche Brescia, che ha delle giocatrici esperte. Sì, è già una squadra un po' costruita in maniera un po' diversa. Esatto, un po' costruita in maniera diversa, ma ha vinto 3-0 contro Chieri la prima giornata, quindi, come dicevi, il nostro campionato è molto incerto in questo momento. I valori non sono ancora ben definiti, ci sono squadre che stanno ancora cercando il loro assetto, e quindi credo che in queste prime giornate valga un po' l'incertezza generale a dominare le giornate di campionato. Si tratta, a maggior ragione, quindi di avere un approccio di gara positivo. L'arma segreta sarà quella: chi riuscirà ad avere l'approccio migliore
riuscirà a portarsi a casa diversi punti in queste prime giornate in cui magari si sta raggiungendo ancora lo stato di forma ideale. Siamo in chiusura di trasmissione con la speranza che queste due sconfitte possano fungere, diciamo così, da sveglia per la squadra. L'auspicio di coach Saia in chiusura di trasmissione per le prossime gare? Ma l'auspicio è ovviamente di invertire la tendenza e di fare tesoro di quello che è successo per riuscire veramente a svoltare e iniziare il nostro cammino in campionato. L'appello che faccio è quello di venire al Palazzetto, abbiamo due partite in casa in queste due settimane consecutive e quindi l'invito ai tifosi è quello di venire, stare con noi, incitare la squadra, perché credo che il presidente se lo meriti e perché credo che noi stiamo arrivando, piano piano stiamo arrivando. Bene, ringraziamo coach Stefano Saia, in bocca al lupo per il proseguo della stagione, ci rivedremo sicuramente nel corso della stagione qui in questi studi per un'altra puntata di Sottorete, man mano che andremo avanti. Io ringrazio i tanti telespettatori ed utenti che ci seguono su internet ogni anno, sono calorosissimi, abbiamo visto anche tanti messaggi che sono arrivati, grazie a Sasa Iappello, Luca Franco, Antonio Mauro e regie che lavorano dietro le quinte e ci permettono di andare in onda. Un saluto come sempre, ormai una tradizione dall'anno scorso, all'amico Luciano, grande tifoso del Volley Soverato. Facciamo in modo che le coach che possa superare questa depressione che aveva stamattina, come si leggeva negli sms. Sono il primo ad augurarmi di fargli passare la depressione e quindi speriamo che domenica possa essere più felice. Io vi rinnovo l'appuntamento lunedì prossimo sempre alle 21:15, sarà una puntata un po' particolare, poi vi accorgerete perché. 21:15 sugli schermi di S1 TV canale 89, la replica andrà in onda domani pomeriggio alle ore 14:30 e comunque la ripotrete vedere quando lo riterrete più opportuno durante la settimana sul canale YouTube di S1 TV, quindi anche su internet. Grazie di nuovo a coach Stefano Saia, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di S1 TV. Buonasera. Desapareció.